Sono raccolti dentro centinaia di casse stoccate in un magazzino i 150.000 reperti che erano in mostra al Museo Geologico di Roma. Da anni l'edificio che lo ospitava è stato svuotato e di quel museo nessuno parla più. Isabella Schiavone. I resti di una dimora rara del VI secolo a.C., forse la casa di una famiglia di rango, è stata ritrovata a Roma dentro Palazzo Canevari, l'ex istituto geologico della capitale, tra i primi esempi di stile liberty nell'edilizia pubblica, oggi completamente smantellato. Queste sale potrebbero diventare uffici. Alla fine dell'Ottocento fu proprio Quintino Sella a volerlo per ospitare il patrimonio italiano delle scienze della terra. Il museo è stato attivo fino a qualche anno fa. È vincolato ai sensi delle leggi dell'archeologia e dal punto di vista monumentale. È stato sottratto alla comunità scientifica, deve ritornare alla comunità scientifica e ai cittadini. 150.000 reperti tra fossili e minerali che un tempo erano qui, oggi sono imballati e stoccati in un magazzino. Questo reperto, risalente a 300 milioni di anni fa, è il più antico reperto con impronte di tetrapodi trovato in Italia. Una zana di elefante di 200.000 anni fa, collezioni di minerali, strumenti tecnici che fanno la storia della geologia italiana, tutto conservato qui da anni in attesa di trovare un museo. Abbiamo chiesto all'Agenzia del Demanio, alla Regione, alla Provincia, al Comune, ma diciamo che le risposte quando ci sono arrivate sono sempre state negative. A distanza di tempo l'unica cosa che ci è rimasta da fare è cercare un magazzino. E pensare che quando fu costruito era il quarto museo geologico d'Europa dopo San Pietroburgo, Berlino e Londra.